Cari amici, bentornati a questo nuovo appuntamento di Incontri del Terzo Tipo. Oggi proseguiamo il nostro viaggio alla scoperta di Pausa Caffè, di questo interessante progetto all'interno della casa circondariale Lo Russo Cutugno di Torino, meglio conosciuta come Le Vallette. E con noi oggi abbiamo un ospite speciale, abbiamo Artan, il gestore del chiosco di Pausa Caffè, che è adiacente al carcere delle Vallette, che è di fronte a noi. Buongiorno Artan, buongiorno. Grazie per aver accettato il nostro invito. Buongiorno. Artan, qual è il tuo ruolo attuale all'interno di Pausa Caffè e qual è stato il tuo ruolo all'interno della casa circondariale con Pausa Caffè? Io all'interno è cominciato per caso, ho cominciato a lavorare diciamo dal mensa di detenuti, cominciava come aiuto cuoco. E ho lavorato da 4 anni lì, dopo ho conosciuto Luciano Gambellotti e lui, ho parlato con lui, mi ha portato dalla cooperativa del Pausa Caffè e di là è cominciato diciamo, tutto il lavoro, e prendeva anche un bel stipendio di 900.000 euro al mese e così. E allora di cosa ti occupi qui all'interno del chiosco? Qua sono responsabile, mi occupo a me di tutto, diciamo, uguale che come a me, diciamo, io a fine anno diciamo, mi hanno proposto anche per il socio di Pausa Caffè. Beh, come si svolge la vita quotidiana all'interno di questo chiosco? Qua arrivano persone del detenuti, di istituti, diciamo. Arrivano avvocati, polizia penitenziaria, gli infermieri che lavorano dentro, le educatrici, assistenti sociali che lavorano, diciamo tutte quelle che passano qua, passano anche quelle che portano diciamo, anche diciamo, il pane a mattina, fermano qua, prendono un caffè. Bene, quindi è un punto di ritrovo per tante persone. Sì. In che modo il lavoro ha cambiato prima la tua detenzione quando lavoravi all'interno e adesso la tua vita che stai lavorando all'esterno? È cambiato perché qua sono più libero, più diciamo faccio tutte quelle mie famiglie, ho una moglie, un figlio, diciamo che anche loro mi aiutano diciamo, per andare avanti. Prima quando sono uscito avevo anche difficoltà, anche di parlare di persone perché anche i gesti quando stava non era normale, adesso. Invece quando eri all'interno come ha cambiato la tua permanenza? Interna è cambiato perché lì da 24 ore, 20 ore sei chiuso e 4 ore sono diciamo che esci all'aria, è tutto qua. È cambiato perché io uscivo diciamo alle 7 mattina che andavo a lavorare e andavo alle 6, mezzogiorno diciamo, lavoravo fino a mezzogiorno. Un'ora, 2 ore potevo fare palestra, le cose mie diciamo, e era libero, aveva tutto diciamo quello che una persona libera, però non era libero proprio, però per me era un libero da altri diciamo i miei colleghi, ex colleghi. E una volta ultimata la tua permanenza alle Vallette, cosa ti ha spinto poi a continuare questo mestiere che hai imparato all'interno? Mi ha spinto perché avevo un lavoro e diciamo mi ha spinto, mi hanno dato anche proposto perché un progetto del Pausa Caffè è cominciato quando siamo usciti di là, loro avevano solo quel chiosco, io ho cominciato direttamente qua, era Semi Libertà, si chiama, non lo so, lo sapete, che usciva a mattina alle 6, diciamo, e entrava alle 10 della sera. E dovevi soltanto dormire in carcere? Io solo dormivo. E così piano piano mi hanno fatto il contratto, cominciavo a lavorare, ogni giorno mi piaceva perché ogni giorno prendevo lo stipendio, pagavo tutte le cose, più belle di così, un persona non... Benissimo. Quali sono secondo te gli aspetti migliori del progetto che Pausa Caffè sta portando avanti dentro il carcere delle Vallette? I progetti sono che come stiamo legato un po' Pausa Caffè che sta prendendo anche altri diciamo, altro detenuti che sta uscendo fuori, è aperto, noi abbiamo adesso 4, diciamo 2 bar e 2 ristoranti, una Piazza Solferino, questa è una Grugliasco e una Lingotto.
E quali sono gli aspetti migliori di un'attività come questa, secondo te? Che cosa hanno di pregevole? Pregevole perché fanno, diciamo, le persone come me, per esempio, che erano in difficoltà, le persone che sono in difficoltà, lo mettono in lavoro, le mettono nella strada giusta, e per me mi sembra che è un progetto più bello di così. Benissimo. Artan, di solito incontri del terzo tipo, la nostra trasmissione si conclude con uno sguardo al futuro. Quali sono i tuoi sogni per la tua attività? Il mio sogno, che ho detto anche prima, che mi hanno proposto Pausa Caffè, è una cosa che io sogno, diciamo, da giorno che ho cominciato Pausa Caffè fino a, diciamo, anno comincia il mio sogno. Sto bene, diciamo, ogni cosa, diciamo, per me è un futuro, perché mi sembra, come qua i chioschi che sono nel Pausa Caffè, mi sembra che è il mio, non del Pausa Caffè. E nel Pausa Caffè non dice, diciamo, questi dentro le cose, è nostro. Capito? E questa è una più bella. Quando arrivo, per esempio, loro non mi dicono mai, perché Tani è tu, è nostro, è quello. È mio, per esempio. Dico, è nostro. Diciamo, la Pausa Caffè, come cooperativa che siamo noi, tutti gli operai, non, anche l'operaio, diciamo, è semplice, dico, è nostra, non è tu, è di lui o di quello. Benissimo. Artan, io ti ringrazio moltissimo. Prego. Per la tua gentilezza. Grazie, altrettanto. Cari amici, ora vi lascio ad un servizio curato dalla nostra redazione, vi invito a guardarci il prossimo giovedì alle 19.45, sempre su Rete 7 e Sky 846. Grazie e arrivederci alla prossima puntata. Ciao, mi chiamo Andrea. Ma mi piace il mio ruolo. Io mi piace proprio l'ambiente, perché se ci ritroviamo in un carcere, però ci hanno dato una possibilità per reintegrarci, per imparare un mestiere, per dare una mano ad altre persone, quindi mi piace un po' tutto l'insieme del progetto. Io mi occupo della tostatura del caffè. È un anno e due, un anno e tre. Ma mi piacerebbe, sembra un po' retorico, però mi piacerebbe aprire una torrefazione in Guatemala proprio. Però stare a contatto proprio più diretto con le persone che ci forniscono il caffè. La cosa più bella che mi piace più che altro, oltre alla possibilità di lavorare all'interno, che mi viene a sapere che tutto questo progetto va a aiutare altre famiglie, cioè le famiglie proprio che coltivano il nostro caffè, che si trovano in un paese veramente povero, ma povero, poi sotto pressione dello Stato, come vi sapete, il Messico, Chiapas, Allora mi dà una bella soddisfazione a contribuire, dando una mano a queste famiglie, perché facendo il mio pezzo di lavoro, qualche soldino arriva a loro, quindi mangiano. E la cosa mi dà una bella soddisfazione. Io qua mi sto occupando del confezionamento, cioè opero sia con le macchine semiautomatiche, anche con le manuali. Insomma, il mio lavoro qua è quello, cioè che sia per tracciabilità di confezionamento e l'ispedizione a volte. Insomma, si lavora in squadra, un po' si dà una mano all'altro, l'altro dà mano all'altro. Per il momento i miei sogni è poter, cioè dopo che ho assaggiato sto, lo chiamiamo una specie di piatto, no? Che l'ho trovato squisito, io che non ho mai lavorato, per la prima volta che lavoro, e mi ha fatto capire tante cose, no? E allora i miei sogni per il momento, spero che non cambino, continuare a lavorare, così o con loro o con altre cooperative, oppure arrivando al punto di, che ne so, prendo una cosa, apro una cosa in proprio e la porto avanti. Può essere anche altro, però come esperienza è bellissima, in più è un mare, lavorare dietro il caffè è come entrare in un mare, è una bellissima esperienza, ecco. Ci sono persone che hanno bisogno di tanto e persone impegnate in associazioni che ogni giorno danno tanto. Nell'anno europeo della lotta alla povertà, sabato 27 novembre è la giornata nazionale della colletta alimentare in 8.000 supermercati per donare una spesa a chi ne ha bisogno. Aiuta l'Italia che aiuta. Campagna per il dono contro la solitudine e la povertà.
Dopo il successo ottenuto a maggio in occasione dell'evento Student Performing Festival, la città di Torino, in quanto capitale europea dei giovani, ripropone dal 13 al 19 settembre 2010 il nono Festival Internazionale del Teatro di Strada, trasformando la città in un laboratorio artistico e creativo, grazie alla partecipazione di numerosi artisti internazionali. Una settimana ricca di eventi, spettacoli e laboratori coinvolgenti ed emozionanti, che riempiranno di colori e nuove energie le vie della città, offrendo un'opportunità di confronto, condivisione e formazione per i nostri giovani artisti italiani. L'associazione Just for Joy è nata nel 1996, ed è un'associazione culturale che ha l'obiettivo di diffondere le arti del teatro di strada come strumento di aggregazione, come strumento di incontro e come strumento di socializzazione e valorizzazione delle persone e delle differenze delle persone. Abbiamo deciso di scegliere questo strumento proprio come attività per colorare le piazze della città, e quindi è stata fondata in occasione dell'organizzazione della 20ª Convention Europea dei Giocolieri, che abbiamo portato a Torino nel 1997, dove sono arrivati 2000 giocolieri da tutte le strade del mondo e della vita. Mi piace molto questo festival perché non solo c'è il contatto con il popolo di Torino, che sinceramente è veramente fantastico, ma anche perché c'è la possibilità, venendo qua, di, oltre a fare spettacoli, di fare formazione, quindi fare laboratori. Quindi abbiamo fatto quest'anno un laboratorio per esempio con Costrini, che abbiamo visto ieri fare spettacolo, anni passati con Loco Brusca, con Johnny Melville, cioè con gente che vedi fuori dall'Italia, spagnoli, argentini, e con cui è difficile anche fare una formazione. Quindi è molto utile anche tutta questa organizzazione, perché venendo qua in una settimana riesci non solo come artista a fare formazione, ma anche come artista a fare spettacoli e quindi a darti alla gente. Quando è che nasce in voi la voglia di diventare degli artisti di strada? Nasce quando la gente ti dimostra che le piace quello che fai, quando ti dà una risposta e quando tu capisci che stai facendo nascere in loro delle emozioni. È questo che riempie un artista.